Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon giovedì a chi ci segue e buon giovedì a Francesco Galietti. Ciao Francesco, come stai? Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, è una giornata in cui ci sono diversi temi da mettere sul tavolo. Beh, tanto partiremo da un tema su cui la verità ha un monopolio che ben volentieri vorrebbe invece trasformare in una bella concorrenza informativa sul caso del rave a Valentano con tanto di scorta ai 40 tir degli organizzatori e per responsabilità oggettive e forse anche soggettive di Lamorgese e del Viminale. E invece la verità ha il monopolio della notizia che viene nascosta da tutti gli altri. Anche di questo parlano Maurizio Belpietro e Giacomo Amato. Il grosso della rassegna è però ancora sulle questioni, diciamo, sanitarie a vario titolo. Diciamolo francamente, non si vede una grande strategia del governo. Allora, l'AIFA ieri, senza attendere l'EMA, ha fatto dei passi verso la terza dose e Camilla Conti spiega sulla verità, diciamo, tutti gli interrogativi, tutte le questioni, tutte le incognite che restano aperte in un quadro, diciamo, francamente, di grande arbitrarietà delle scelte della mano pubblica. L'asticella sembra salire sempre senza che ci sia, diciamo, chiarezza di obiettivi. Nel frattempo slitta la cabina di regia. Da quello che si capisce, la cabina di regia non si terrà prima del Consiglio dei Ministri. Oggi il Consiglio dei Ministri, dopo tante urla, obbligo qua, obbligo là, partorirà invece per il momento, diciamo come step di questa giornata, un topolino, cioè l'estensione del Green Pass a chi ai lavoratori esterni alle scuole, a quelli che stanno nelle mense, a quelli che fanno le pulizie, insomma, non sembra moltissimo. Qualcuno mette tutto questo in conto negativamente a Salvini, ah, Salvini blocca Draghi, qualcun altro dice no, Draghi sta trattando con la Lega, ma forse più che valutare, diciamo, tutto in chiave Salvini, positiva o negativa, occorrerebbe, diciamo, concentrarsi sulle indecisioni e l'opacità delle scelte del governo. Che altro c'è? Beh, naturalmente la corsa verso il Quirinale che comincia, ragionano su questo a partire dalle cronache presenti, ma con un respiro appunto più lungo, Verderami sul Corriere e Stefano Folli su Repubblica. Molto Afghanistan, è altro che nuovi talebani, è a bunch of terrorists. Un mazzo di terroristi messi nel governo, alle donne non viene concesso di fare attività sportiva e da ieri proprio Camilla Conti l'ha postata per prima sui social, impazza la foto del nuovo capo della banca dell'Afghanistan che sta davanti a un tablet, davanti a un computer, ma con un Kalashnikov ben poggiato sopra a dare l'idea dell'aria che tira. Segnalazioni finali da non perdere, in ordine sparso: Peppino Calderisi, Latouche, Galli della Loggia, ritrattone di Enrico Letta da parte di Giancarlo Perna, gli apologeti della Merkel un po' in disarmo verso il voto tedesco del 26 settembre, e poi Walter Veltroni nell'ultima delle sue mise, diciamo, questo grande fregoli. Oggi vedremo in che veste si presenta sul Corriere della Sera. Le aperture, la verità. Di corsa verso la terza dose, senza sapere né a chi né come l'Italia fa sempre da apripista, perché proteggere i fragili è sacrosanto, ma l'EMA non si è ancora pronunciata sul richiamo. È giusto trattare tutti gli immunodepressi allo stesso modo? Come si incastra la nuova iniezione col pass? Con che vaccini si fa? Dove? Questa è l'apertura. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Doppia apertura, il titolo di maggiore evidenza è sull'Afghanistan, Kabul sport vietato alle donne, ma sotto la testata c'è il Green Pass per chi lavora in scuole e RSA. Tra una settimana tocca a bar e ristoranti, e quindi palla lunga. Il Fatto Quotidiano ironizza, e oggi ha delle ironie per farlo, e si vede un Mario Draghi che tiene le mani come Fred Buscaglione nella celebre canzone e ha un pass piccino nelle mani, e il titolo dice questo, un Green Pass piccolo piccolo. Andiamo a vedere il giornale che la meta si è svegliato. Il giornale si è accorto, diciamo, dopo qualche mese che la verità segnala il tema del ritorno delle cartelle. Fermate le tasse, emergenza fisco, e si valorizza una proposta, diciamo, arrivata fuori tempo massimo e minimalista di Forza Italia che dice di attenuare e sminuzzare, ma solo per alcuni le cartelle. È invece decisamente più centrato e più robusto nella sua impostazione
l'editoriale sempre sul giornale di Nicola Porro. Il Tempo. Su un altro caso è delicato, quello di una maestra che ha avuto il Covid, ha poi fatto una sola dose di vaccino, come si prescrive in questi casi, ma non riesce ad avere il Green Pass. Draghi aiuti questa maestra. La Stampa, a scuola solo col Green Pass, e Bianchi, ma la DAD è finita, e vedremo il surreale dialogo tra Bianchi e... E infine Repubblica, Draghi media con Salvini, il Super Green Pass si farà. Francesco, se sei d'accordo, spicciamo questa vicenda della Lamorgese e del Rave, di cui scrivono per un verso Giacomo Amadori e per altro verso Maurizio Belpietro. I pezzi partono in prima e poi girano all'interno. E Amadori dà conto anche delle indagini in corso. I magistrati vogliono sapere chi abbia dato, come siano partiti questi ordini superiori, questa catena di comando che ha detto di fatto di non fermare i tir, ma di scortarli. A mezzanotte la centrale operativa già sapeva del rave party. Mentre Maurizio Belpietro si dedica a una, diciamo, non brillante performance televisiva di un parlamentare, il senatore Faraone, capogruppo di Italia Viva, che ieri diceva: "Ma io non, ho fatto un'interrogazione, voglio sapere come siano andate le cose", però senza ancora sapere già dava contro alla versione della verità. Ah, ma quello è un giornale che spesso dà notizie scandalistiche. Però dice Belpietro, qui c'è un'informativa sulla quale ci siamo mossi. Andiamo a vedere il passaggio decisivo. Peccato che alle segnalazioni delle forze dell'ordine, accortesi dell'inusuale corteo di camion e camper, qualcuno abbia replicato negando l'autorizzazione a intervenire e a bloccare la carovana. Anzi, praticamente abbia invitato le pattuglie ad accompagnare la compagnia di sballati, con i risultati che carabinieri e polizia hanno agevolato l'occupazione di un'azienda agricola, la devastazione di un'intera area, un assembramento pericoloso di persone, tutto ciò mentre i concerti sono praticamente vietati, lo spaccio di droghe, perché come tutti si sono resi conto, l'appuntamento mirava a quello, a sballarsi in libertà tra musiche assordanti e stupefacenti che stordivano. Il problema non è che lo sgombero sia avvenuto senza scontri, ma che invece di impedirlo le istituzioni abbiano facilitato tutto. C'è infine un'ultima considerazione che spiega tante cose e anche perché i giornali vendano sempre di meno. Tranne pochissime eccezioni, nessun organo di stampa ha ripreso l'esclusiva della verità. Sì, i giornaloni, ma anche i giornalini, hanno preferito stordire i lettori con la 545esima intervista a un virologo, evitando di chiedersi chi abbia autorizzato le forze dell'ordine a scortare il corteo abusivo. Francesco, forse è il caso di partire proprio dalla fine, ma insomma, c'è un caso clamoroso che investe il ministro degli interni, se ne occupa un solo quotidiano e tutti gli altri fischiettano o se la prendono con Salvini per l'ultimo tweet che ha fatto? Sì, allora Faraone difatti non entra nel merito della questione, prova uno sguaiato attacco alla verità, dicendo che la verità non ha credibilità, autorevolezza. È un modo di argomentare che non gli fa onore, anche perché a quel punto uno potrebbe restituire la pariglia dicendogli che lui non sembra De Gasperi. Però lasciamo perdere questo tipo di considerazione e dedichiamoci alla vicenda. La vicenda è micidiale perché è surreale nel periodo in cui noi viviamo che possa realizzarsi un enorme rave party per più giorni senza alcun argine da parte dell'autorità e soprattutto man mano che passa il tempo la verità scavando con pazienza ha trovato dettagli inquietanti, cioè non solo la tipica cosa da questore alle manifestazioni di studenti, lasciateli sfogare, lasciateli fare, ma qualcosa di più, qualcosa di peggio, no? Cioè qui una sorta di scorta, un ordine addirittura diramato alle pattuglie di accompagnare. Allora, bisognerà acclarare bene i termini, perché poi come è stato dato questo ordine, qual è stata la semantica, quali sono state le parole utilizzate. In questo la verità ha un'operazione meritoria, perché è una evento macroscopico e rimanendo nella metafora di prima, qui non è solo il questore che lascia sfogare i manifestanti, qui è qualcosa di più, gli dà proprio le metaforiche mattonelle da tirare nelle vetrine.
Va bene, si fa per dire. E spostiamoci sul versante sanitario. Allora, ieri, prima ancora che l'EMA si sia pronunciata, come sappiamo, l'AIFA si è portata avanti col lavoro e ha, diciamo, sdoganato la possibilità della terza dose. Camilla Conti, che per distacco è la firma che ha seguito con più chiarezza e oggettività e capacità di analisi tutta questa storia della vicenda vaccinale, ormai da 9-10 mesi, e oggi pone delle domande, a me pare tutte meritevoli di risposta. Leggo un passaggio. Per la prima volta non ci muoviamo perché ce lo chiede l'Europa, ma perché ce lo chiediamo da soli, nonostante molte domande siano ancora senza risposte chiare, sia sul fronte logistico-sanitario, sia sul fronte operativo per quanto riguarda la durata del Green Pass. Facciamo l'esempio di un immunodepresso che si è vaccinato il 20 giugno. Il certificato gli scadrà tra 12 mesi, ovvero il 20 giugno 22. Quando riceverà il booster, avrà un nuovo Green Pass valido per 12 mesi dalla data della terza iniezione? Ma ci sono anche altri interrogativi. Come verrà fatta la terza dose? Con quale vaccino? Lo stesso delle prime due, quindi Moderna o Pfizer, AstraZeneca non viene inoculata ai fragili? Oppure si considereranno anche quelli nuovi come Novavax? E con quale dosaggio? Una dose intera o mezza? Non è chiaro l'intervallo di tempo che deve passare dalla seconda dose per poter fare la terza, se questo intervallo è lo stesso per tutti oppure cambi in base agli anticorpi prodotti dopo i due shot. Verranno prima valutate le reazioni immunitarie con i test sierologici e se spuntano nuove varianti, i vaccinati nei primi mesi del 20, che però non rientrano nelle categorie previste nel nuovo cronoprogramma, pensiamo a caregiver, ma anche agli insegnanti o alle forze armate, forze di polizia, dovranno comunque aspettare marzo. In quel caso andrebbe messa in piedi una macchina organizzativa di scorta da attivare in tempo zero se scatta l'emergenza per immunizzare di nuovo tutti gli italiani. Molti punti vanno ancora chiariti. Ecco, io ho preso solo questa colonna, ma è solo un esempio degli interrogativi enormi e nella pagina accanto c'è un altro pezzo firmato da chi vi parla che pone un po' la questione di principio, ma possibile che qua, quando pensavi di essere sul rettilineo del traguardo, zac, il traguardo viene spostato, l'asticella viene alzata, arbitrarietà totale delle scelte del Leviatano, il cittadino non deve sapere, come nella nota formula di Tertulliano, credo qui absurdum, è richiesto un atto di fede per cose che sono più grandi di noi e non conoscibili. Francesco, ma ecco come siamo combinati? Negli altri No, paesi non va così. non va affatto così, ma soprattutto la Camilla Conti lo fa capire chiaramente, è un fenomeno che si ripete con ciclicità e frequenza. Cioè, puntualmente il governo mette il carro davanti ai buoi, prospetta tutta una serie di cose a partenza differita, ma al contempo non dà minimamente l'idea di essersi preparato per quelle stesse cose, per quelle stesse novità che prospetta. E quindi nel lasso di tempo che intercorre tra il presente e il futuro è il caos. È il caos perché nulla è chiaro e questi continui e continue fasi di adeguamento sono contraddistinte da polemiche politiche, organizzazione, dubbi pratici, perché poi insomma, quasi tutti, cioè, bisogna distinguere tra dilemmi etico-morali, ci sono anche quelli, e aspetti pratici. Purtroppo è un brutto cocktail e puntualmente per questa tecnica di governo, cioè di mettere il carro davanti ai buoi, ci ritroviamo nella stessa situazione, la baruffa. La Camilla chiaramente non è la prima che descrive, si capisce molto chiaramente, sa perfettamente dove guardare, sa perfettamente quali riflessi, ormai condizionati, scattano e basta. Direi che d'ora in avanti gli annunci li facessero quando hanno già le idee chiare, non prima l'annuncio e poi dopo vedremo. Purtroppo però invece il quadro si aggrava perché allora aggiungiamo un po' di tessere al mosaico, al puzzle. Il tempo, l'apertura, la storia di un'insegnante che ha fatto il Covid, è guarita, quindi in base alle valutazioni mediche deve fare un solo vaccino, l'ha fatto, però non riesce ad avere il Green Pass e quindi si deve pagare a sue spese un tampone ogni 48 ore ed è una condizione che riguarda tantissimi che avrebbero diritto al Green Pass e non riescono nemmeno ad averlo, il che fa pensare se l'autorità pubblica con una mano ti dice che il Green Pass è sacro, è il nuovo libretto rosso, è il lascia passare di Fracchia, eccetera, però dall'altro non te lo fa neanche avere, allora ti sorge il dubbio che, diciamo,
sia più un'operazione, diciamo, di ingegneria sociale che altro. E la conferma arriva involontariamente anche da fonte insospettabile. A Brignani, uno dei cavalieri dell'Apocalisse del CTS, sentito da Repubblica, Michele Bocci, dice ovviamente ci vuole l'obbligo, ci vuole di più, e poi, attenzione, occhio al caffè, applicare l'obbligo però è difficile. Che facciamo? Mandiamo gli infermieri a casa? Ah, si sono svegliati! Che allora saremo davanti alle grida manzoniane, perché a meno di una militarizzazione alla cilena, di qualche decennio fa delle città italiane, poi l'operazione di controllo diventa impossibile. Francesco, che facciamo? Sì, il problema è che gli stessi che evocano il pugno di ferro ammettono che il pugno di ferro è di difficile attuazione. Ma difatti, alla radice, è perfettamente normale che ci siano individui con idee diverse in Ci materia. Tu mancherebbe. e io ne siamo un lampante esempio, no? Quello che invece non è normale è che sulla tragedia del Covid ci siano stati dei cambi di direzione, ma che quando questi cambi di direzione ci sono stati, non siano stati spiegati alla popolazione, no? Ci sono dei drammi autentici, tipo il ministro della Salute che esordisce con un libro dai toni trionfalistici, tolto frettolosamente dagli scaffali delle librerie, e che poi si è ridotto a leggere tetri bollettini e parlare come dire, con lo sguardo rivolto verso il basso. Ma ci sono tante cose che sono cambiate nella lotta verso il Covid, molte aspettative andate deluse, molte speranze che come dire, non hanno trovato riscontro. Il vaccino, per esempio, il vaccino si è capito che protegge il vaccinato, ma all'inizio si pensava che non solo proteggesse il vaccinato, ma come dire, rendesse il vaccinato neutro rispetto agli altri, quindi impedisse la sua positivizzazione. Invece così non è, e quindi molte cose di cui si parlava molto qualche mese fa, immunità di gregge, sono state rivisitate. Tutti questi passaggi richiedono una pazientissima opera di spiegazione che non c'è stata, per cui noi procediamo a strappi, ma a essere strappato è soprattutto il tessuto psicologico della popolazione. Certo. No, è così, abbiamo anche per chi fosse preoccupato, abbiamo fatto anche la consueta gag come i conduttori televisivi, mi dissocio da quello che lei ha detto, quindi con garbo sabaudo Galietti precisa che insomma, no, non necessariamente le nostre opinioni sono convergenti e questo naturalmente giova all'autorevolezza di Galietti. E andiamo sulla stampa dove non sappiamo se giovi all'autorevolezza di Bianchi la sua conversazione del ministro con Massimo Giannini. E dice abbiamo messo i soldi qua, abbiamo messo i soldi là, però non si capisce per quale uso. Uno si aspetterebbe dal ministro dell'istruzione che ci dicesse quante aule in più, quanti turni in più, e invece siamo solo alle liste della spesa a carico del contribuente. È da aprile che ci stiamo preparando. Abbiamo stanziato 400 milioni per il personale aggiuntivo, 270 milioni per gli interventi degli enti locali, abbiamo dato alle scuole pubbliche 350 milioni per dotarsi di strumenti di aerazione, altri 60 milioni alle private, però insomma, il 9 settembre più che la lista della spesa serviva la lista delle cose fatte. Gli scienziati, Franco Battaglia sulla verità demolisce il metodo del lockdown, invece viene diciamo arruolato dalla stampa Pier Giorgio Di Freddi per andare all'assalto di Agamben e Cacciari e Barbero. Con un passaggio, Olifreddi è comunista e matematico, le due cose diciamo possono costruire un mix inquietante e usa questo argomento. Qui cascano gli asini, perché non è un caso che Agamben e Cacciari prima e Barbero poi siano umanisti che hanno della verità un concetto relativo. Quindi, Francesco, bisogna diffidare degli umanisti e dei relativisti, quindi sono meglio gli assolutisti, intuito. Ah, un viaggetto a Kabul, a Kabul. Soprattutto Di Freddi non frega niente del Covid, e questo non è che un pretesto per tirare fuori una lama e duellare con mortali nemici di sempre. Non scherza neanche l'ormai mitico Resta, il capo dei direttori della conferenza dei direttori, che ieri diceva al Foglio Mattarella uomo faro, oggi se la prende con i firmatari dell'appello anti-Green Pass, dice ah, ma sono meno dell'1% e quindi insomma, dei docenti, quindi le loro ragioni non valgono, par di capire. Intanto, qualunque giornale sceglierete di acquistare, c'è la notizia dello slittamento della cabina di regia.
qualcuno la mette, diciamo, negativamente in conto a Salvini, questa dilazione temporale. Vauro sul fatto disegna un Salvini ballerino con tutù improbabile e il balletto del Green Pass, un pass avanti e due indietro. Questa è la tesi non solo di Vauro, che è un vignettista, ma di diversi retroscenisti. Altri retroscenisti però riconoscono che il governo nel suo insieme è essere un po', diciamo, incartato. Vogliamo prendere un esempio? Eccolo qua. Paolo Russo sulla stampa, pagina 3, il governo rinvia la stretta per estenderla anche ai privati. Insomma, oggi solo le misure limitate, personale delle mense, il personale scolastico esterno e poi più avanti il resto. Ciriaco su Repubblica fa un'analisi simile e anche la Guerzoni sul Corriere della Sera. C'è però chi, diciamo, cerca di legare queste vicende del quotidiano a una prospettiva più lunga, la corsa al Quirinale, l'equilibrio complessivo di questa fase conclusiva della legislatura. Verderami e Folli. Verderami, per la verità, fa un articolo più di posizionamento, di fotografia, che non aggiunge molto a ciò che è già noto. Corsa a due, Draghi Mattarella per il Quirinale, centrodestra che se potesse vorrebbe accelerare la data del voto, centrosinistra che se potesse invece manterrebbe la scadenza naturale della legislatura. Quindi, diciamo, articolo molto serio e rispettabile, ma che non aggiunge moltissimo. Fa invece un passo avanti Folli, che per un verso descrive anche criticamente quella che lui chiama la tattica dell'elastico di Salvini, che sta nel governo e cerca di tirare un po' la corda, però dice: guardate che grandi sconvolgimenti non ce ne possono essere. I vari capipartito non sono mai stati così deboli come in questa stagione. Chi vuole liberarsi di Draghi, diciamo così, vorrebbe promuoverlo mandandolo al Quirinale, ma è un'operazione alquanto ingenua, forse troppo anche per i bassi standard della politica attuale. Sul tema Salvini finora si è mostrato prudente, favorito dall'esigenza di sostenere in prima battuta l'autocandidatura di Berlusconi. Poi si vedrà. È chiaro che al leader leghista, come pure a Giorgia Meloni, piace poco l'ipotesi di un bis di Mattarella. Equivarrebbe, a loro avviso, a un'ingessatura istituzionale. Ma gennaio è lontano e molti fatti devono ancora accadere, a cominciare dalle elezioni municipali. Così Stefano Folli. Francesco, chiedo a te un'opinione. Va bene, quelli che non vorrebbero la conferma di Mattarella, e su questo Folli ha ragione da vendere, hanno la grave colpa di non avere messo in campo un'opzione credibile, praticabile, che possa avere i numeri, eccetera. Però, dall'altro lato, non c'è un rischio veramente di rimanere intrappolati in una specie di gabbia quasi commissariale dalla quale non si vuole uscire? Come ci si orienta tra questi due rischi opposti? Le velleità di chi vorrebbe togliere Mattarella e Draghi, ma non ha la soluzione, e però invece anche il rischio di rimanere un po' incaprettati nello status quo dell'altra soluzione. Io non so se veramente noi siamo in uno scenario di opzione binaria, cioè o Draghi o Mattarella. È chiaro che manca ancora un fracco di tempo, cioè siamo al 9 di settembre, queste sono partite per il Quirinale che si decidono negli ultimi giorni, quindi in questo momento si mostrano a noi due opzioni. Una, Draghi che sale a vicenda Mattarella, beneficiando come dire, del sostegno di chi non lo ha mai fatto, ma come dire, lo vuole promosso per toglierselo dai piedi a Palazzo Chigi e quindi andare alle urne, e quindi Salvini, Meloni, anche Conte, non dimentichiamoci che Conte è convinto di avere un grande capitale politico, che però prima o poi come lo yogurt scade e vuole, come dire, scaricarlo a terra, fare le liste prima che evapori tutto. E poi l'altro invece che è il PD, diciamo un certo PD, non Bettini, ma il resto del PD dice: no, non riusciamo a piazzare uno dei nostri, ce n'è già uno dei nostri lì a Quirinale, imbulloniamolo. Questa è l'opzione binaria. Secondo me ce ne saranno tante altre che si appaleseranno man mano che ci avvicineremo al Quirinale, alla data fatidica che in questo momento è cerchiata a febbraio l'anno prossimo. Se però aumenta l'entropia, lo stesso Mattarella potrebbe anticipare di un pochino, no? Nulla di tragico, non molti mesi, ma potrebbe anticipare anche perché se il semestre bianco si rivela
caotico. Pittarella potrebbe giocare un pochino d'anticipo, l'ha fatto capire, l'ha fatto scrivere più volte dai suoi quirinalisti, che è il modo in cui egli si mostra a noi. Vediamo, e ti dico, secondo me stiamo un po' girando attorno, nel senso che diciamo le stesse cose tutti da molto tempo, ma solo e soltanto per questa ragione qui, manca troppo tempo alle elezioni quirinali che si decidono nelle ultime ore. Ti posso dire un'ultima cosa, Vai. secondo me sia Mattarella sia Draghi per essere eletti quirinali hanno bisogno di un consenso vastissimo, Ah, certo. quasi dell'unanimità, cioè finché ci sarà qualcuno che brontola, arriccia il naso, inarca il sopracciglio, sia l'uno che l'altro li vedo male, cioè non me li vedo a colpi di maggioranza la 14ª votazione per sfiancamento emergere vittorioso. Non questi due nomi qui, no? Un Presidente della Repubblica al secondo mandato o Draghi con tutto il suo cachet istituzionale, o unanimità e applauso scrosciante, o niente. Ah, certo. Ah, cioè, sono candidature che per ragioni diverse hanno però bisogno dell'elezione al primo turno, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ecco, le situazioni dei due schieramenti. Il centrosinistra è in un grande caos nazionale, in una carenza di agenda politica nazionale, ma rischia di avere un eccellente risultato, magari più per colpe altrui che per meriti propri alle amministrative, e viceversa per il centrodestra, che sarebbe accreditato dai sondaggi di una vastissima maggioranza politica nazionale, ma non riesce a scaricarla a terra. Vuoi per una confusione di linea, oggi espressa dall'intervista del governatore lombardo Fontana alla stampa, che sembra dire l'opposto dei suoi leader nazionali. Il certificato, il Green Pass è uno strumento di libertà, niente meno. Questa è la forma di Fontana. Ma poi anche proprio per quello che accade alle amministrative, dove si sfiora il tragicomico, allora a Napoli saranno messe fuori, a meno di un ricorso approvato dagli organi competenti, ben tre liste di centrodestra: la lista civica di area leghista e le due civiche del candidato, il PM Maresca. E poi capite, un candidato a cui vengano azzoppate tre liste, che è peraltro candidato già indietrissimo, se si potesse dire, nei sondaggi, non va meglio a Roma, dove Michetti, nonostante se stesso, è dato in grande vantaggio al primo turno, perché i partiti che lo trainano lo potrebbero portare oltre il 30%, ma dopo il pasticcio della candidata Novax con frasi antisemite, che peraltro si è resa irripetibile, ieri Michetti ne ha fatta un'altra, si è presentato a una sede CISL dove doveva avvenire un confronto tra i quattro candidati e non ha preso la parola perché lui dice perché doveva incontrare i lavoratori ATAC, forse però perché si è reso conto arrivando che doveva anche parlare di Alitalia e non era in condizione di farlo. Francesco, ma questa vicenda Michetti, non, diciamo, ogni giorno aggiunge nuova pena, mi pare di capire. Mi domando quali saranno i riverberi sulla politica nazionale, perché il centrodestra, speriamo di sbagliarci, ma farà male. Farà male, farà molto peggio di quanto potrebbe fare con candidature solide, robuste. Quindi a un certo punto partirà una litania che ci stiamo a fare nel governo, nella maggioranza di governo, se, come dire, poi paghiamo uno scotto così terribile alle elezioni locali. Questo è il grosso rischio che vedo io, soprattutto per quanto riguarda la Lega, più che Fratelli d'Italia che è all'opposizione. Nel caso di Fratelli d'Italia, il discorso in realtà è l'opposto, non riusciamo a raccogliere i dividendi dell'opposizione. No, questo è il caso di Michetti. Michetti per certi aspetti inficia la scelta della Meloni. Meloni ha scelto di non imbarcarsi, di non fare ticket la maggioranza che sostiene Draghi, ma poi candidando Michetti a Roma non capitalizza. Non capitalizza, sale nei sondaggi, ma poi non scarica a terra proprio niente, perché Roma, che potrebbe essere una grande tribuna di visibilità internazionale, tira fuori una candidatura come questa, di cui ormai settimana dopo settimana, come dire, parliamo con, come dire, evitiamo il sarcasmo, ma come dire, è lo stesso Michetti a sfoderare un episodio dopo l'altro, che si commenta da solo. Afghanistan. Allora, qualunque giornale sceglierete di acquistare, il Corriere ci apre, la Stampa fa un bel servizio di Giordano Stabile e ci raccontano di come a Kabul l'arrivo dei talebani abbia prodotto esattamente ciò che ci si attendeva dai talebani, tranne Giuseppe Conte e qualche, diciamo, strano
cultore, come aveva detto, del dialogo serrato. Ecco, in nome del dialogo serrato già si vieta alle donne di fare sport, lo racconta Giordano Stapi. Poi c'è questa foto, dicevamo ieri, postata dalla Conti e che poi è diventata virale, del nuovo capo della banca dell'Afghanistan con il Kalashnikov sul tavolo. Quali sono le prospettive anche di, diciamo, di rischio di una nuova base operativa per il terrorismo? Si tiene un po' vago, non se ne dolga l'interessato, è Franco Gabrielli, sottosegretario dei servizi, che fa un'intervistona a Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ma resta, diciamo così, sulle generali, i talebani, si rischia un effetto emulazione. Dopodiché all'interno, mi limito a segnalarlo, Gabrielli sembra piuttosto affezionato, diciamo, allo schema base. ISIS da una parte e Al-Qaeda dall'altra, amica dei talebani, laddove invece proprio la situazione a Kabul, Rete Haqqani, eccetera, farebbe pensare anche a delle zone grigie, insomma, a un quadro un po' più complesso. Ma chi siamo noi per correggere il prefetto Gabrielli? Però i rischi terrorismi, i rischi di terrorismo vengono da più parti, dal passato anche, ritornano come memoria. È in corso a Parigi il processo per la strage al Bataclan e il capo, diciamo, del ring, il capo della rete che operò in quella fase, rivendica orgogliosamente di essere un soldato di Allah. Francesco, non è che, diciamo, oggi è il 9 settembre, mancano 2 giorni a un anniversario, che tutti ricordiamo, non è che siamo diventati un po' ciechi ai nuovi piccoli e grandi 11 settembre possibili nel presente e nel futuro? Siamo mitridatizzati, abbiamo avuto molti di questi orrendi attentati, ci abbiamo un pochino fatto il callo. Nel caso dell'Italia, in realtà l'Italia è stata risparmiata, i nostri vicini in casa no, ne hanno subiti parecchi. Questo vale per, ci sono stati attentati di matrice islamista a Parigi parecchi, anche in Germania. Anche in Inghilterra ci sono stati tentativi, per fortuna senza, non, così, non coronati a successo o no, non altrettanto successo. C'è una tendenza a rimuoverlo dalle nostre pagine dei giornali, dal dibattito pubblico. Io non so se la distinzione che fa Gabrielli sia accuratissima, è una base, no? Cioè, tendenzialmente si va per approssimazione, no? Per cui all'epoca, nel momento di picco dell'ISIS, si è sempre detto l'ISIS è singolarmente, come dire, ISIS ha, come dire, guarda più a Qatar e Turchia, Al-Qaeda all'epoca partiva dal mondo saudita, oggi queste però sono distinzioni piuttosto datate, bisogna vedere come possono essere applicate oggi. Il Pakistan rivendica un ruolo a sua volta da quelle parti, non è banale, però sono riflessioni da fare perché come dire, la situazione geopolitica è in grande fermento, anche quella, pagine di geopolitica sui nostri giornali, poco poco. Segnalazioni finali in ordine sparso. Allora, la prima, prendetela come vaccino e antivirus rispetto a tutte le cose tristi, è un maestro che torna, spettacolare, Giancarlo Perna sulla verità, i suoi ritratti, oggi un ritratto imperdibile di Enrico Letta. Si divertiranno tutti tranne Enrico Letta, naturalmente, ma diciamo, non era già, credo, un affezionato lettore della verità. Però ve lo segnalo, Perna in prima il ritratto di Enrico Letta. Invece ci divertiamo meno noi a leggere una cosa sconcertante. Peppino Calderisi, antico parlamentare, prima radicale, poi di Forza Italia, grande esperto di sistemi elettorali, per anni profeta del maggioritario, estensore di quesiti pro maggioritario, eccetera, ora improvvisamente, opla, si presenta sul foglio a dire che ci vuole più proporzionale, meno maggioritario farlocco, più proporzionale concorrenziale. Siamo al proporzionale concorrenziale, le convergenze parallele, converrebbe a tutti. E Cerasa è tutto entusiasta. La scrematura delle minchiate, caro Calderisi, passa da qui. Più competizione, meno union sacrée. Meno maggioritario farlocco, più proporzionale concorrenziale. Converrebbe a tutti. Cioè, converrebbe a tutti un piffero, perché così il centrodestra, che già ha i suoi problemi, ma ci avrebbe 10 punti di vantaggio, gli metti un bel proporzionale, non governa più e restiamo con i governi
commissariali e ibridi pure nella prossima legislatura. Ma pensano che qualcuno abbia l'anello al collo e la sveglia al naso, Francesco? Sì, questa dei proporzionalisti è una cosa micidiale. Vedete, dispute tra i proporzionisti di oggi sembrano, mi ricordano i mistici del basso medioevo come approccio argomentativo, cioè, chiedono un atto di fede. Non capisco perché vadano a formule fruste, a slogan, anziché provare a dire la verità. Cioè, perché si dica non voglio la destra al potere e quindi, partendo da questo intento, ecco il rimedio che Come si propongo. fa? Sarebbe più sincero, non ci piacerebbe, ma sarebbe quantomeno sincero. Senti, invece è certamente sincero e certamente non ci piace Serge Latouche, dice, mancava un altro pauperista, sul fatto, il fatto si incarica di lanciare il nuovo saggio di Latouche, che dice però sempre le stesse cose dei saggi precedenti, perché decrescere non è regredire. Quindi già questo voleva la decrescita pre-Covid, adesso dopo che tutto è andato a terra, l'economia è crollata, valanghe di fallimenti, eccetera, ci vuole ancora più decrescita. Diciamo, per i cultori della materia è sul fatto. Mentre per i cultori della surreale prospettiva di esercito europeo, getta il cuore oltre l'ostacolo Ernesto Galli della Loggia, sentito dal giornale, che vuole non solo l'esercito, ma pure un governo europeo. Quindi proprio il professor Galli della Loggia oggi è, come dire, dove si sono fermati Rossi, Colorni e Spinelli, è più in là c'è Galli della Loggia. Come antidoto segnaliamo su Formiche una bella intervista di Francesco Bechis, anzi una bellissima intervista di Francesco Bechis a Niall Ferguson, che è stato a Cernobbio e sentiva non so quale relatore parlare di esercito europeo e centralità strategica dell'Europa, e dice testualmente Ferguson a Bechis: ho trattenuto a stento le risate. E mi sembra la risposta, diciamo, non sarà garbatissima, ma la più adeguata, Francesco, no? Lo scetticismo tedesco sia, come dire, un ottimo freno a qualsiasi bollore filo francese per l'esercito comune. E soprattutto trovo che però Galli della Loggia sia, non so, giusto ieri scriveva un lungo articolo in cui stigmatizzava il gollismo di fatto, dice, entità aliene che, come dire, disintermedia nel Parlamento, semipresidenzialismo di fatto, e poi però il giorno dopo propone una sovrastruttura tecnocratica che più di così non si può, no? Cioè, è un po' contraddittorio. Va bene che tratta di due argomenti diversi, chiedere più governo, più Parlamento, e il giorno dopo chiedere più tecnocrazia, eurotecnocrazia, in giunta in divisa. E forse si sta infilando in una contraddizione analoga, tutt'altro scenario, pure Mario Draghi, che aveva scelto un asse atlantista per il suo governo, e ora però per fare sto G20 è costretto ogni giorno a telefonate, insomma, discutibili. L'altro giorno quella al presidente cinese Xi, che gli ha detto: beh, ma allora i dossier della Via della Seta. E ieri addirittura a Erdogan, che Draghi aveva chiamato col suo nome dittatore qualche mese fa, ma adesso invece ha dovuto chiamarlo per il disgelo verso il G20, ce lo raccontano un po' tutti i quotidiani. In difficoltà gli apologeti della Merkel, Paolo Valentino, firma prestigiosa del Corriere della Sera, che sta dedicando anche un libro alla Merkel, eccetera, però mancano ormai 18 giorni, 17 giorni al voto, il 26 settembre, la CDU rischia di andare sotto il 20%, e proprio Valentino deve sul Corriere della Sera firmare una pagina: CDU sbandata per la prima volta sotto il 20%, e incredibile a dirsi, è proprio l'attuale ministro delle Finanze e leader SPD che sembra avere diversi punti di vantaggio. Sul Corriere della Sera, occhio al caffè, segnalazione conclusiva, direte voi: i gialli di Veltroni, le ricostruzioni degli anni 70 di Veltroni, gli appelli buonisti di Veltroni, adesso c'è anche un saggio di Veltroni No, sulla Croce Rossa. Allora, aiuto. arriva per chiare lettere un saggio che si chiama Il tempo della gentilezza, diversi autori, tra cui Luca Beatrice, Michelangelo Pistoletto, Franco Erminio, Lucio Cavazzoni, ma poi c'è un racconto di Veltroni
che immagina una missione serale, notturna, di una attivista della Croce Rossa. Le mie notti con Giuliana, il tempo della gentilezza. Quindi, state attenti che se state poco, beh, facciamo tutti gli scongiuri del caso, chiamate la Croce Rossa e c'è il rischio che arrivi anche Veltroni che vi ammolla l'ultimo saggio. Francesco, ma si può rassegnare? Al Quirinale non ci va questo giro, no? Cos'era qualche settimana fa? Fatevi particella. Sì, Cosa allucinante. Cosa non sta tirando fuori l'attenzione? Cidiale. Guarda, Mattarella dovrebbe chiudere il semestre bianco, dimettersi in anticipo soltanto per togliersi sto strazio di Veltroni che continua a sfornare pagine immortali. Pagine immortali, insomma, l'abbiamo visto pontificare sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus su Sky, cioè non c'è ormai materia dove uno apre il frigorifero e È a tira tutto su. campo, è a tutto campo, ma soprattutto quello che trovo micidiale e fastosissimo e super retorico stile, cioè, ciascuno ha il suo stile, ma quello di è particolarmente devastante. Fatemi particella. Eh no, ma lo stile è, e poi l'uomo che ha velleità cinematografiche è quella delle sue docufiction in cui sparano telecamere in faccia a una persona anziana, a un bambino, quello piange e dentro dice: hai visto, ha pianto? Com'è commovente la situazione. Va bene, si fa per dire. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci sentiamo questa sera alle 19, sarà con me il vice direttore della Verità, Martino Cervo. Ci risentiamo per chi vorrà domani mattina con Francesco Galietti martedì prossimo, ma l'invito è quello ora di passare in edicola a prendere la verità e pure Panorama, dove ci sono le perizie di accusa, difesa e parti civili sul processo, sulla vicenda giudiziaria, che vedremo se sfocerà in un rinvio a giudizio della vicenda di Ciro Grillo e dei suoi amici. Ciao Francesco, grazie, buon lavoro a Ciao Francesco Daniele, Galletti. buona giornata a te e ai nostri ascoltatori.